Ci dici due cose su hai fatto Delta, quel tuo piccolo ruolo, uno spaccone meraviglioso, però appunto poi nel Delta andate a vederlo, lo consiglio, e poi c'è il film Gianni Amelio, no? Che è una prova d'attore, secondo me, sublime, è il Signore delle Formiche, spero che abbia Ci dici qualcosa di questa esperienza e poi chiudiamo. No, tutte esperienze bellissime, ma lì non per, mi sembra giusto anche ricordare, perché è stato un bellissimo incontro con Susanna Nicchiarelli nel suo Chiara, dove facevo Papa. È stato un anno molto, molto denso, molto bello. Io di solito appunto mi capita di fare soltanto, quando prima si diceva, ma perché fai l'attore, quindi non scrivi. No, no. Nel senso, io ho sempre fatto più o meno un film all'anno, ma non perché mi voglio, proprio perché non me lo chiedono, no, nel senso, cerco di dare un film all'anno e il teatro, che mi piace molto continuare, e anche quindi scrivere, c'è tempo per scriverlo, non è che è difficile poi fare il libro, cioè arrivare a quella cosa finale da cui stringi e fai il libro, però scrivere è un'esperienza giornaliera, non è detto che devi per forza fare leggere le cose che scrivi, è proprio una cosa tua, personale. Che per fortuna mi accompagna già dai tempi dell'Accademia. E invece, quando c'è stato il Covid, quei 2 anni in cui non si è fatto teatro, si sono un po' appunto aggiunte cose, quindi sembra chissà cosa ho fatto, ma ora per 2 o 3 anni non, ma non sto scherzando, non ho girato cose, per 2 o 3 anni non ci sto, andate a vedere Delta, anche più di una volta, se volete vedermi grande, sì, perché poi, non so, tipo fino al 2026 non ci sarò più al cinema, vabbè, insomma, uno può. Sì, no, se tu pensi io non girerò per almeno un altro anno e mezzo, poi spero di fare il mio come regista, andiamo al fine 2024, se ne faccio uno nel 2025 esce Però nel potresti 2026. fare il prossimo ipotetico. Potrei cambiare il titolo a questo, invece di dico l'inquinamento, per esempio, l'ecologista, e non andiamo, tanto non l'ha visto nessuno. Io proprio, tra l'altro mi mantengo bene fisicamente, quindi potrei essere ancora in quello. Questo lo faccio, una truffa. Nel film che conti di dirigere, pensi di non esserci? Ovviamente Ci stai poi ragionando. no, 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 ci sarò, ma non così tanto. Ma no, già, a me è piaciuto fare non è, non, è proprio che la storia che ho in mente è una storia che dove non mi piaccio come attore, quella storia bisogna essere anche appunto, conscio dei propri limiti, cioè non c'entro molto. C'è una parte che mi piacerà fare perché voglio essere, perché è bellissimo stare poi in mezzo. Ecco, qui non era soltanto che volevo fare il protagonista, è che proprio bello, è come un modo per dirigere gli attori stando dentro, no? Come uno che fa il direttore d'orchestra mentre sta suonando. Cioè, è complicato, però sì, ecco, lo fai con lo sguardo quindi, e non con le mani, con la bacchetta. E, no, quindi tante, quindi sono tutte queste cose insieme, sono venute, hanno creato, diciamo, un anno per me, ho girato proprio tutto l'anno. Poi sono usciti a poco a poco. Delta è il primo che ho girato nel gennaio del 2021, prima di fare appunto Il Signore delle Formiche. Vabbè, incontro con Gianni, una cosa meglio, una cosa bellissima. Poi abbiamo fatto un bellissimo giro insieme. Una persona, un'artista, sì, però io ho avuto la fortuna di conoscerlo anche come persona di una ricchezza, di una. Inesauribile proprio nei racconti, nella presenza. Lui è sempre presente, qualunque sillaba che dice, qualunque cosa che fa, è il momento più importante della sua vita e tu percepisci questo suo entusiasmo, che è la cosa per cui lui ha sempre voglia di fare cinema, perché è giovane in questo senso, è sempre, no? È sempre, si stupisce sempre delle cose che gli accadono, e è stato bello conoscere la storia di Brabanti. Il mio dispiacere era non conoscerlo non soltanto per la sua vicenda giudiziaria terribile, ma anche mi sono vergognato con me stesso perché, pur facendo l'attore, non sapevo dell'importanza che lui aveva avuto come intellettuale, una parola che lui aborriva, diciamo, comunque come pensatore e come teatrante. Poi con lui hanno cominciato Cecchi. Nomi appunto chi conosce il teatro è Mené Perlini, tutti i grandi attori hanno cominciato con lui e anche Carmelo Bene, per esempio, diceva che
che chi gli aveva insegnato a dire i versi era stato Aldo Braibanti, quindi avrei dovuto conoscerlo. È stato bello il fatto che Gianni Amelio abbia sottolineato, oltre alla vicenda giudiziaria, proprio la sua, il suo amore per la poesia, cioè il fatto che fosse essenzialmente un poeta, dove poesia e vita sono praticamente la stessa cosa. Luigi Locascio, grazie infinite. Grazie, grazie a tutti.